Pronto, pronto, sei tu? Finalmente ti trovo. Certo, chi vuoi che sia, sono sempre in casa. Anch'io, guarda caso, non c'è proprio scampo. Allora, come mai tu non mi hai trovata? Dimmelo tu invece, chissà, forse dormivi. Grazie della chiamata comunque. Come stai? Chi lo sa, più o meno, non pretendo di più. Anch'io, mogia mogia, me la cavo. Ci provo. Meno male, è già tanto. C'è chi sta molto peggio. Basta fare qualche cosa, cercare di non pensare. È vero, hai ragione. E poi toccare ferro. Scommetto che stai scrivendo. Dimmi se non è vero. Stupide cose, sì, pensieri deficienti. Anch'io, a singhiozzo, direi a giorni alterni. Sorpresa, ci giurerei da quel che viene fuori. Ovvio, ma non basta per ammazzare il tempo. Te lo stavo per dire, mi hai anticipata. Poi, qualche solitario, parole incrociate. Un po' di questo, un po' di quello e altre cose ancora. Per non diventare matte, che non mi sembra escluso. Se indovino bene, qualche tela o collage. Ma preso sì la smania, non riesco a fermarmi. Anch'io ho riesumato la colla e il pennello. Bisogna reagire, se non sprofonderemo. Tu scopri qualche volta? Aiuta a stare in forma. È un vero tormento. Pazienza per la polvere. Dammi qualche ricetta, mi sento così vuota. Ecco, non è granché. Camminare dentro casa. Già lo faccio, che barba, contando ogni passo. Vedi che non sei del tutto rimbambita? Ormai. Stiamo così, sull'orlo dell'ignoto. Mi sembri giù di corda? Nutri pensieri neri? Che credi? Come tutti, anche se lo neghiamo. Appena sbucano, devi cacciarle via. Beata se ti riesce. Da mo' ho rinunciato. Qualche psicanalista andrebbe consultato. Come passi le ore? Quelle buie della sera. Di mattina o di sera, sembrano tutte uguali. Ora esageri, ascolta le notizie, qualche film su Netflix. Nemmeno mi ricordo che cosa ho fatto ieri. Io dormo parecchio, ma quasi mai di notte. Neanche io ci riesco. È tutto un rigirare. Forse. Tu stai sognando di avere l'insonnia. È vero, mi è successo. Un vero godimento. Ti devo salutare, ho qualcosa sul fuoco. Accidenti, anch'io sento odore di bruciato. La pandemia conclusa, so già cosa faremo. Andremo a comprare un sacco di padelle. E a buttare al diavolo guanti e mascherine.